Aspetta, cosa? Proviamo ad aprirla. Che? La porta, Claudia, la porta. Non mi piacciono questi giochetti. Leviamoci questo sfizio. È uno sfizio per te. Perché per te che cos'è? Per me, passare tutti i giorni della mia vita con questa porta qui ti assicuro che non può essere solo uno sfizio. Per me lo è. Tutto qui. Aspetta, è stato solo un caso, sì, dai. Un caso. Io me ne vado. Ho detto che me ne vado? Pare che non ci sia nessuno dietro. Ma questo era in dubbio. Forse il proprietario l'ha affittata senza dirci nulla. Ma cosa stai dicendo? Avremmo visto entrare qualcuno, uscire. In teoria. Come ti viene in mente di dire certe cose? Sto solo cercando delle giustificazioni plausibili, visto che qui non facciamo altro che tirare in ballo i fantasmi. Sì, perché i fantasmi sono molto più plausibili. Claudia, proviamo ad aprirla. Poi? E poi la chiudiamo. Il proprietario non saprà nulla. Tu ti accorgerai che qui dietro c'è solo uno sgabuzzino e noi avremo risolto uno dei due grandi problemi di questa serata che grava sui miei coglioni. Sei veramente un orso. Aspetta, mettiamola così. Se qui dietro ci fosse solo uno sgabuzzino, come sicuramente sarà, allora la fantasia ci ha giocato un brutto scherzo. Se e solo se ci fosse qualcosa di anomalo, allora lì dobbiamo iniziare a preoccuparci. Cosa vuol dire anomalo? Qualcosa non sappiamo spiegare.